L'ho trascorso in Civita Castellana, quindi un territorio molto vicino, quindi sono felice di essere qui, ma la ragione è che purtroppo una serie di impegni, alle 12:15 vi lascerò, tornerò martedì e mercoledì. Martedì c'è un'iniziativa all'università, quindi credo che sia aperta al pubblico e allora poi magari ci potremo vedere in quell'occasione. Ci tenevo a dire ciao. Beh, c'ho un nipote di un anno, quindi mi sento particolarmente motivato. Ci tenevo a dire, è paradossale, no? Certe volte pensare come magari il mio successo dipenda più dalla serie televisiva piuttosto che da 33 anni nell'arma dei carabinieri, no? Che paradosso che è questo. Devo dire che forse il servizio nell'arma dei carabinieri mi ha portato alla visibilità, nessun successo, alla visibilità, perché io credo che sia stato fortunato, sono un privilegiato. E sono un privilegiato perché attraverso l'Arma dei Carabinieri ho avuto la possibilità di entrare in questo settore e quindi ringrazio l'Arma per l'opportunità che mi ha dato, un settore che come vedete mi rende sempre più motivato a crescere la mia passione. E la passione ci ha suggerito insieme a Rossella Diaz di scrivere questo libro, che non è veramente, poi lo leggerete, chi vorrà leggerlo. Non è un libro, ma è un manuale, una ricerca. Una ricerca che abbiamo voluto fare crescendo dentro di noi questa esigenza su un problema che direi, mutuando le parole del Presidente della Camera, Boldrini, che non è un'emergenza, è un problema che va oltre l'emergenza, perché l'emergenza è qualcosa che si esprime nell'immediatezza, con ritmi violenti. Invece un problema serio è qualcosa che si è radicato, che ha radici appunto lontane. E d'altra parte, adesso salto un po' le diapositive sempre per questione di tempo, e d'altra parte in un paese in cui ogni anno siamo oltre le 100 vittime uccise, ma quello è l'acme, perché accanto a questo noi abbiamo violenze che non sono denunciate, e sapete in uno studio Istat che nel libro è riportato il 96% delle violenze, parlo di violenze psicologiche, di violenze verbali, di violenze fisiche, tutti quei modi con cui noi stupidi uomini, per chi è stupido, poi ci sono tantissime brave persone, offendiamo la donna, e il 96% di queste donne non denunciano. Allora, io credo che dobbiamo partire da qui, non dalla fine, non interrogarci sul fatto che ci siano, o soltanto interrogarci sul fatto che ci siano 120 omicidi, noi ci dobbiamo occupare perché le donne non denunciano. Perché le donne, come diceva ieri la Boldrini, l'altro ieri, 7 donne su 10, dati che poi anch'io ho riportato per uno studio molto bello dell'Eures ANSA, perché 7 donne su 10 si sono rivolte a 118, ai carabinieri o alla polizia e sono state uccise o sono state maltrattate? Allora c'è un sistema paese anche in questo settore che non funziona. Allora io credo che noi dobbiamo lavorare, non anticipo nessuna domanda o risposta, noi dobbiamo lavorare partendo da questo. Siamo in un paese in cui non c'è più rispetto, in cui c'è molta indifferenza, in cui c'è poca condivisione, in cui ci dobbiamo interrogare sulla necessità, piuttosto che reprimere, di prevenire la violenza alle donne. E allora partendo da questo, che è un dato assolutamente importante, io ridò la parola alla dottoressa Ciulli perché abbiamo pensato di fare domande e risposte e quindi è giusto che io intervenga poco, anche mi illudo per lasciare a voi magari verso le 12:15, le 12:10 la possibilità di farmi qualche domanda e di rispondere.